Il film si apre con una bellissima ragazza di nome Anna che suona il violoncello con grande abilità. Poco dopo il suo patrigno arriva lì in uno stato completamente ubriaco e si siede accanto a lei per poi strapparle di mano il violoncello. Spinge poi Anna sul letto e le dà uno schiaffo forte. Quando lui cerca di imporsi su di lei, lei lo spinge con le gambe. Questo lo fa volare e lo fa atterrare accidentalmente su un oggetto appuntito, che gli taglia la gola. Il vecchio pervertito lotta per un po' prima di soccombere alle ferite. Nella scena successiva Anna viene portata in tribunale, dove spiega che il suo patrigno la stava abusando e che lei lo ha spinto solo per legittima difesa. Il giudice però non le crede e le viene comminata una condanna a 9 anni di reclusione in un carcere di massima sicurezza. Successivamente, Anna viene portata nella struttura insieme ad altri detenuti. All'interno viene chiesto loro di spogliarsi per ricevere un nuovo paio di vestiti. I detenuti vengono quindi avvicinati al direttore della prigione, Frank, che dice che finché seguiranno i suoi comandi staranno bene. Successivamente i nuovi detenuti vengono portati nelle loro celle. Anna entra nella sua cella e incontra Jenny, con cui condividerà la stanza. Quest'ultima rivela che vive qui da 5 anni e che la sua condanna sarà scontata l'anno prossimo. Jenny sembra essere un'introversa a cui piace passare il tempo da sola. Tuttavia, a causa di anni di isolamento, è immediatamente attratta dalla bellezza della nuova ragazza. Quando Anna si addormenta, la guarda e si dà piacere. La mattina dopo tutti i detenuti vengono portati nel cortile per far prendere loro una boccata d'aria fresca. Mentre Anna vaga da sola, viene avvicinata da una leader di una banda di nome Cody. Lei si presenta e inizia a elencare i problemi che Anna dovrà affrontare se deciderà di restare da sola. Cody poi le chiede di unirsi alla loro banda, in modo che possa ottenere protezione. Nonostante questo, Anna, che vuole essere lasciata sola, rifiuta la proposta e se ne va. Durante l'ora di pranzo, Cody e il suo gruppo si avvicinano ancora una volta ad Anna con la stessa richiesta. Dicono che dovrebbe unirsi alla banda per la sua stessa protezione, ma anche questa volta la nuova ragazza rifiuta e se ne va. Nella scena successiva, mentre Anna pulisce il bagno, Cody e la sua banda arrivano all'improvviso e la attaccano. Sono infuriati perché ha rifiutato la loro proposta 2 volte. Dopo averla colpita, Cody l'avverte di non mancarle mai più di rispetto. Anna viene successivamente portata in infermeria per essere curata. Vedendo lividi su tutto il corpo, l'infermiera Jane le suggerisce di parlare con il direttore Frank. Seguendo il consiglio, Anna va nell'ufficio di Frank per un incontro. Lei gli dice che vuole essere lasciata sola ed è disposta a restare in una cella d'isolamento, ma lui risponde che le celle solitarie sono molto piccole e difficili da affrontare. Dà poi un'occhiata al suo file e scopre che sa suonare davvero bene il violoncello. Le chiede quindi di partecipare a un imminente talent show, ma Anna rifiuta apertamente adducendo che non è interessata ad esibirsi. Mentre i due continuano a parlare, Frank dice che può tenerla al sicuro da tutti i problemi, ma per questo deve dargli piacere. Si avvicina poi a lei e inizia a passarle la mano sul viso. Questo ovviamente mette Anna a disagio, quindi si allontana e gli resiste. Rendendosi conto che il suo piano è fallito, Frank conclude la conversazione e le ordina di uscire dalla sua stanza. Successivamente, Anna entra nella sua cella e mormora che tutti in questa prigione sono dei pervertiti. Jenny ascolta le sue preoccupazioni e fa del suo meglio per consolarla. Fa quindi i complimenti ad Anna per la sua bellezza e tenta di baciarla. Sorprendentemente quest'ultima cede, e le due finiscono per farlo. Il giorno successivo Anna frequenta la lezione della prigione con alcuni altri detenuti. Una volta finito, va in cortile a prendere una boccata d'aria fresca. Mentre si sta facendo gli affari suoi, un'altra leader di una banda di nome Kella le si avvicina. Minaccia di fare del male alla nostra ragazza senza motivo, e le lancia persino una palla. Umiliata e spaventata, Anna decide finalmente di unirsi alla banda di Cody per la sua sicurezza. Si avvicina al gruppo e chiede di poter entrare, ma prima che possa farlo un membro della banda la attacca e la picchia duramente. Dopo che una guardia carceraria le ha separate, Cody dice ad Anna che se vuole unirsi alla sua banda dovrà prima attaccare Kella. Nel disperato tentativo di entrare nel gruppo, Anna va direttamente da Kella e le dà un pugno in faccia. Non si ferma finché non arrivano le guardie e le separano. Come punizione, viene denudata e costretta a rimanere in isolamento per 48 ore. Durante la notte fa molto freddo e la fame diventa insopportabile, ma in qualche modo riesce a sopravvivere alla punizione. Dopo 2 giorni, Anna viene portata nell'ufficio di Frank per una valutazione. Lei spera che lui la aiuterà e le renderà la vita in prigione più facile, ma il pervertito ha altri piani in mente e la minaccia di metterla in isolamento per 2 settimane se non soddisfa le sue richieste. Senza altre opzioni, con riluttanza inizia a compiacerlo. Nella scena successiva Anna si fa tatuare, perché è stata finalmente accettata come membro del gruppo di Cody. Le vengono offerte anche degli stupefacenti come regalo di benvenuto.
Dopo che il processo di iniziazione è stato completato, Cody chiede al suo gruppo di lasciare la stanza. Sembra essere colpita dalla bellezza di Anna, così inizia a farlo con lei. Poiché quest'ultima è drogata, non resiste. Il giorno successivo Anna riceve la visita di sua madre, che è ancora sconvolta per la morte del marito. Crede che quest'ultimo sia innocente e che Anna sia responsabile di tutto. Le due iniziano quindi una discussione, che si conclude con Anna che viene schiaffeggiata in faccia. Qualche tempo dopo, quando i detenuti sono in cortile, Kella e la sua banda lanciano un attacco improvviso ad Anna. Fortunatamente questa volta la nostra ragazza ha delle amiche che la sostengono, quindi combatte senza paura. Ne consegue una battaglia mortale tra le due bande, provocando il caos nel cortile. Di conseguenza, le guardie carcerarie sono nuovamente costrette a intervenire. Separano le ragazze e portano Anna nell'ufficio del direttore. Frank crede che sia stata lei a dare inizio alla lotta, quindi le ordina di accontentarlo come punizione. Le dà anche dei narcotici e dopo che Anna si è sballata inizia a farlo con lei. Infuriata per la sua situazione attuale, Anna entra nella sua cella e inizia a sfogare la sua frustrazione. Schiaffeggia persino Jenny nella foga del momento, ma si rende subito conto del suo errore e le chiede scusa. Più tardi si avvicina a Cody e le chiede qualche altro narcotico. Quest'ultima cerca di metterla in guardia dei pericoli della dipendenza, ma questo non fa altro che far arrabbiare Anna che finisce per urlarle contro prima di scappare da lì. Nella scena successiva, Anna sta parlando con Jenny nel cortile, quando nota alcune ragazze che si stanno drogando. Disperata, si avvicina e chiede una piccola dose, offrendo persino del denaro in cambio. Dopo molta persuasione, una delle ragazze è d'accordo e inietta una siringa nella vena di Anna. Nel frattempo, Cody osserva tutto questo da lontano con uno sguardo triste sul suo viso. È evidente che è sinceramente preoccupata per la sua amica. Dopo la pausa la affronta nella sua cella e le chiede perché sta cercando di diventare una tossicodipendente. Quando Anna continua a comportarsi male, Cody si arrabbia e la caccia fuori dal gruppo. Ora che Anna non è associata a nessun gruppo, diventa vulnerabile agli attacchi. Durante la sera, mentre si sta lavando, Kella e la sua banda la circondano e la picchiano. Un'Anna frustrata si avvicina quindi alla stessa spacciatrice di prima e chiede un'altra dose. Questo la fa sballare eccessivamente e finisce per vomitare in cella. Vedendo le sue condizioni, Jenny le suggerisce di parlare con un consulente in materia di droga, ma Anna rifiuta. Si precipita invece verso Kella e comincia un'altra rissa. Per questo motivo viene nuovamente gettata nuda nella prigione solitaria e quando viene rilasciata è in uno stato terribile. Dopo che la ragazza ha vomitato di nuovo nella sua cella, Jenny afferma che è ora che si astenga dall'assumere droghe. Allo stesso tempo, Cody arriva lì e cerca di far capire ad Anna che si sta rovinando la vita prendendo droghe. Tuttavia, la ragazzina le grida ancora una volta addosso e le chiede di andarsene. Più tardi, quando va a fare visita alla sua spacciatrice per una dose, Cody si presenta e la trascina via. Le chiede di collaborare per il suo bene, ma Anna, che è disperata per la droga, spinge Cody e inizia a gridare. Causa un trambusto e minaccia persino di farsi del male se non ottiene ciò che vuole, ma una guardia alla fine riesce a fermarla e la rigetta nella cella d'isolamento. Questa volta Anna soffre in modo straziante di astinenza e inizia lentamente a perdere la testa. Quando non ne può più, tenta di commettere l'impensabile con l'aiuto di un vassoio di cibo rotto. Fortunatamente, una delle guardie carcerarie la trova sanguinante e la porta d'urgenza all'ospedale della prigione. Quando Anna si sveglia, si ritrova in una stanza legata a una sedia. Poco dopo un medico va da lei e le fa alcune domande. Anna viene quindi trasferita al reparto psichiatrico dove vede molti pazienti perdere la testa come effetto collaterale del consumo regolare di droghe. Vede persino una detenuta morire di overdose. A causa di tutto ciò, Anna finalmente si rende conto del suo errore e promette di ripulirsi. Il giorno seguente sua madre viene in prigione a farle visita. La donna sembra essersi resa conto dei suoi errori, quindi chiede scusa ad Anna per averla mandata in prigione pur conoscendo la verità. Accetta poi di confessare davanti al giudice affinché sua figlia possa essere liberata. Più tardi, Anna ritorna nella sua cella, dove prende un oggetto appuntito e rimuove il tatuaggio della banda di Cody dal suo braccio. La sera, mentre sta lavando il pavimento, Frank le si avvicina e le dà un violoncello. Le chiede poi di esercitarsi in modo che possa prendere parte al talent show. Dopo un po' di tempo, Cody scopre che Anna si è tolta il tatuaggio della gang dal braccio. Questo la manda su tutte le furie e finisce per attaccarla. Fa persino male alle dita di Anna, in modo che non possa più suonare il violoncello. All'ospedale della prigione Frank arriva per controllare Anna, ma invece di consolarla inizia a toccarla in modo inappropriato mentre il tutto viene visto da un'infermiera. Più tardi, una furiosa Anna va nell'ufficio di Jane e le chiede aiuto per fermare Frank.
Dice che è stanca di essere abusata e molestata ogni giorno. Jane si sente male per lei e promette di aiutarla, ma sfortunatamente Frank ascolta l'intera conversazione dal suo ufficio, poiché sta spiando Anna da un po'. Ordina quindi a una delle detenute di eliminare Jane prima che possa fare qualcosa contro di lui. Purtroppo, la detenuta esegue i suoi ordini e uccide brutalmente Jane mentre è sola. Quando Anna scopre ciò è distrutta, ma Frank le dice di dimenticarsene e di concentrarsi sul talent show. Passando al talent show, Anna sale sul palco ed esegue una performance spettacolare con il violoncello. Questo ipnotizza tutti tra il pubblico, compresi le detenute e il direttore. Dopo che lo spettacolo è finito, Frank si avvicina ad Anna e la informa che ha disposto la sua libertà condizionale per la prossima settimana. Vuole però qualcosa in cambio, che ovviamente è entrare in intimità con lei. Anna sa che non può rifiutarlo, quindi si limita a soddisfare le sue richieste. Il giorno dopo, decide che ne ha abbastanza, quindi va da Cody e gli spiega tutto quello che il direttore le ha fatto. Ora vuole abbatterlo, e quest'ultima accetta di aiutarla. Cody poi le porge un telefono, chiedendole di registrare il suo prossimo incontro con Frank. Anna ha paura, perché teme di essere scoperta, ma Cody la incoraggia dicendo che è l'unico modo. Nella scena successiva Anna raccoglie il coraggio e si dirige verso la stanza di Frank. Come al solito lui gli chiede di compiacerlo, cosa che fa, ma questa volta la ragazza registra segretamente l'incontro sul suo telefono. Durante l'udienza sulla libertà condizionale, Frank tradisce Anna e dice ai funzionari che merita di rimanere in prigione. In risposta, lei tira fuori il cellulare e riproduce il video del loro incontro precedente. Per questo motivo Frank viene arrestato e preso in custodia, mentre ad Anna viene concessa la libertà condizionale. Il film poi passa a diversi anni dopo, dove vediamo Anna suonare il violoncello a un concerto. Sua madre la guarda orgogliosa con le lacrime agli occhi, e il film finisce. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!